Siamo qui con il professor Franco Torcellan, che è venuto a presentare il suo progetto per il convegno Educación 2.0, progetto focalizzato su Allora, sono tre cose in tre realtà, tre cose. interventi. Quello che ho presentato più direttamente perché ho sostituito degli insegnanti è un progetto che si chiama Scuola da casa, un progetto fatto per una bambina che non può frequentare la scuola, non è neanche ospedalizzata, proprio non può frequentare e quindi è stato messo in piedi un sistema di videoconferenza che le consente di partecipare attivamente alle lezioni fondamentalmente. La cosa positiva è che questo sistema di costruzione di un canale è diventato un vero e proprio ambiente di apprendimento e non un ambiente di apprendimento per Silvia, la bambina che ha questa grave malattia, la SMA1, che è la più grave forma di atrofia muscolare che le impedisce il movimento. Lei è sostanzialmente quasi ferma, muove una mano sostanzialmente, i bulbi oculari. Ma proprio per questo può comunicare e quindi si è stati in grado di mettere in piedi un canale che è un ambiente di apprendimento vero e proprio, non è solo una forma di presenza virtuale. E le insegnanti sono state così brave da non creare semplicemente una situazione di socializzazione come viene, viene, diciamo, ma hanno creato proprio un ambiente di apprendimento che è un modo per costruire un progetto di vita, se ci pensiamo bene, per una bambina che aveva un'aspettativa di vita di 1 anno e mezzo. Adesso è in quinta classe di scuola primaria, insomma. E questo è stato estremamente importante per tutti gli allievi che hanno capito questa cosa e hanno capito quindi che anche loro sono lì per apprendere e quindi per costruire un progetto di vita. Quindi tutti gli insegnanti della scuola sono coinvolti Un in grosso questo numero, un progetto? team di 8 insegnanti coinvolti direttamente, ma poi ci sono tutta una serie di apporti ovviamente di altri docenti e soprattutto del E come è territorio. costruito questo ambiente di apprendimento? Con strumenti molto semplici, allora l'iniziativa è nata ancora nel 2008 praticamente, quindi vuol dire molto in termini di tecnologia, insomma, oggi siamo Certo, molto più le aree avanti, geologiche. sono aree geologiche, per cui sono partiti con dei Pentium 4, insomma delle cose proprio minimali, aiutati prima da Telecom e poi da Fastweb per avere una Una connessione connessione veloce, un certo. po', sì, non particolarmente Però veloce, in grado di ma insomma gestire, se non in altro, un un sistema di territorio di videoconferenza. campagna poi che non aveva una connessione che fosse granché appunto funzionale, sono riusciti a costruire bene il canale sostanzialmente. Hanno una webcam sia a casa che ovviamente a scuola. Quindi la bambina si collega in maniera Sì, sincrona rispetto alla lezione. in maniera sincrona. Ha una fase in cui assiste solamente perché deve fare delle operazioni mediche alla mattina, che sono banali pulizie, perché non avendo una muscolatura forte non riesce neanche a espellere le mucose, tanto per capire la gravità della situazione. Quindi partecipa in maniera molto Certo. lenta, ma poi arriva l'insegnante domiciliare, quindi viene intrattenuto proprio un dialogo vero e proprio, con tutto uno studio appunto delle relazioni che devono riuscire a coinvolgere l'allieva e quindi con dei ruoli assegnati ai compagni che di volta in volta interagiscono con lei Ma questo utilizzando degli strumenti web, usando un piattaforme? dunque all'inizio usando un programma specifico dato da Telecom, adesso utilizzando software assolutamente tradizionali, insomma adesso abbiamo Skype per dire come altre piattaforme volendo che consentono proprio Certo. di gestire i meeting. E anche i bambini interagiscono con. Bambini interagiscono, addirittura Silvia è diventata una leader in certi Quindi è una cosa che va al di momenti. là della didattica e dell'apprendimento, proprio O dell'inserire una forse lo bambina. è veramente, Forse lo è forse lo è veramente, o forse è veramente, quello, ecco, forse è forse lo è quello. veramente e ce ne rendiamo conto solo in queste situazioni. E anche i bambini lato scuola si sono coinvolti in maniera. Assolutamente, assolutamente. E i risultati positivi sono dei grossi cambiamenti negli insegnanti, perché l'ambiente di apprendimento vale per tutti. Certo. Quindi vale per gli insegnanti, per i genitori, per l'unità sanitaria locale, per tutti quelli che hanno interagito e tutti hanno appreso qualcosa. Gli insegnanti hanno capito cos'è collegialità finalmente, e hanno capito cos'è continuità, hanno capito che programmare non è un atto burocratico, ma è essenziale ed è mirato a qualcosa e a qualcuno soprattutto. Hanno capito che un ambiente di apprendimento non sono gli strumenti, ma sono le E organizzazioni questo degli mi sembra spazi e una dei conquista tempi. È enorme. enorme, pur con strumenti minimi, ma è Certo, enorme a mio avviso. E perché si poi confonde spesso la tecnologia con, o sì, la didattica digitale con con l'hardware, ma è l'hardware, tutta un'altra no, è la storia. gestione dei rapporti Certo, tutto quello orientati che ad implica. apprendere, evidentemente, no? È proprio questo. E i bambini soprattutto hanno espresso una maggiore attenzione.
che il grande problema che abbiamo nella scuola è catturare. Ma c'è stata una percezione da parte degli insegnanti nel poter pensare di utilizzare uno strumento come del genere, quindi un ambiente di apprendimento virtuale, anche per il supporto alla didattica in classe, oltre al caso specifico, allargare il panorama in qualche modo. Loro l'hanno sperimentato perché hanno capito subito che appunto non era qualcosa fatto per Silvia, ma era qualcosa fatto per tutti. Quindi già questa... E tutti potevano avere un vantaggio. Tutti potevano avere un vantaggio, perché gestire una relazione complessa, difficile anche, rendeva tutti più coscienti proprio del lato comunicativo. Certo. E quindi si capiva bene cosa voleva dire comunicazione didattica, comunicazione educativa, anche tra pari a quel punto. E poi stanno elaborando ovviamente una maggiore consapevolezza della cosa, capendo che da un lato questo può essere utile non solo in casi gravi come questo, ma anche con disabilità temporanee. Quanti bambini non hanno problemi di rompersi una gamba o un braccio, certo, cioè succede tutti i giorni, e rimangono isolati, ahimè, spesso. Quindi avere uno strumento che permette di portare avanti la classe in maniera uniforme, certamente, oggi tutti senza bisogno di avere un apporto speciale da telecom abbiamo in casa gli strumenti per, certo, poterlo fare, insomma. E quindi questo è estremamente importante. L'altra cosa che abbiamo esperito insieme, perché io ho fatto con loro documentazione, ecco perché li presento oggi sostanzialmente, è che abbiamo capito insieme che quell'ambiente di apprendimento mette in gioco qualcosa che va al di là della disabilità. Cioè mette in gioco gli ambienti di apprendimento stesso, perché bene o male, per questo motivo, loro sono arrivati a casa. E noi sappiamo oggi che solo il 40% delle competenze che ha un ragazzo che esce dalla scuola derivano dalla scuola. Il 60% ormai derivano dall'extrascuola, quindi dall'apprendimento informale. Hanno capito che noi stiamo arrivando a casa, stiamo creando un ponte tra casa e scuola e stiamo cominciando a capire come gli allievi possono anche apprendere da soli, integrare evidentemente il formale con l'informale, capire qual è il nostro ruolo di insegnante, cosa ha senso che facciamo e noi e che cosa dobbiamo imparare ad integrare, insomma, no? Bene, invece gli altri due progetti? Gli altri due progetti, allora, sono due progetti pirotecnici, perché gli insegnanti che ho portato sono assolutamente pirotecnici. Uno è un progetto di educazione musicale, un laboratorio decennale ormai, che ha creato una condizione di verticalità dalla scuola elementare a scuola primaria a scuola secondaria, per l'entusiasmo di un docente che però ha creato un'equipe veramente eccezionale tra maestre e insegnanti, ovviamente. I progetti lì si sprecano perché ogni anno ne hanno uno di grosso e poi altri collaterali, avevano una grandissima produzione, sia in termini di prodotti, CD-ROM, performance, concerti, e avevano anche il problema di riorganizzarli, rimetterli insieme. Qui li ho aiutati io, ovviamente, con degli strumenti agevoli di documentazione online, che gli hanno permesso anche di ripresentarli al territorio, creando la consapevolezza di quella che era una comunità educativa, fondamentalmente, che si è ritrovata, ha capito chi era, si è ritrovato la propria identità, evidentemente, e adesso riparte ancora su basi più elevate, insomma, migliori. Quindi mi sembra di capire che questi progetti in comune hanno il fatto di poter essere in qualche maniera replicati. Cioè... Hanno la possibilità di essere replicati in varie forme, non solo per le condizioni in cui sono nati, ma anche in tante altre... Anche perché magari nascono per un motivo e poi nascono per un altro motivo, ma rilanciano sicuramente tematiche problematiche, certo, che sono generali e che sono innovative anche, ovviamente. Certo. L'altro progetto è un progetto di una pluriclasse in situazione montana e molto difficile come territorio, che potrebbe sembrare, come direbbe qualche ragazzino, una sfiga, e invece è una grandissima opportunità. Nel senso, utilizzare gli strumenti web per entrare in contatto con realtà limitrofe o con altre realtà. Con tutti i genitori e con la comunità locale. E quindi una scuola che da scuola problematica è diventata un puntello sociale nel territorio, fondamentalmente, grazie a un uso consapevole degli strumenti del web, ma pensati per le persone, insomma. Certo. Gli ambienti, alla fine, è emerso con chiarezza che sono modi di organizzare spazi e tempi, quindi di organizzare le relazioni su scopi e obiettivi condivisi, e non semplicemente il mettere insieme degli strumenti magari perché sono di moda, certo, o sono... E quindi in tutto questo poi sicuramente ci sarà un atteggiamento da parte dell'apprendente ben disposto e che ha anche consapevolezza di come apprende a questo punto, perché riesce sempre, e usa anche probabilmente degli strumenti che gli sono congeniali, il canale è già motivante, esatto, è già motivante quello per cui la motivazione è il contenuto, è quello che si veicola, evidentemente, certo, è decisamente maggiore. Un'altra cosa emersa importantissima, a mio avviso, è che
E questo un po' me lo do come merito, insomma, me lo do come merito a me, in realtà il progetto Gold dell'ANSAS che io seguo a livello veneto, siamo riusciti a portare una documentazione delle scuole che non è un atto burocratico, che è uno strumento non slegato dalla didattica, non una cosa che si fa dopo, ma che si fa durante e si fa insieme con tutte le componenti che entrano nel gioco educativo, evidentemente, e recuperando soprattutto la dimensione del racconto. Noi siamo anche abituati a descrivere, siamo anche abituati poi a far dibattito sulle cose, ma spesso ci limitiamo molto in queste operazioni perché riconduciamo le descrizioni a schede, abbiamo un problema di omogenizzare le cose, di omologarle quasi, no? E spesso non troviamo poi il senso di queste cose. Mentre agendo la narrazione, raccontando che cosa succede, si tende ad incastrarle dentro schemi troppo rigidi, precostituiti. Invece raccontando insieme, noi tiriamo fuori il senso della cosa, quello che è il senso per quello che condividiamo, qual è il valore di questa cosa, perché agiamo così. E a quel punto capiamo noi stessi come professionisti, ma ci ritroviamo anche come comunità. Certo. E questa è una cosa, direi, bella e appagante. Certo. Appagante per me che faccio di professione il lavoro del documentalista, in qualche modo, ma il lavoro non di documentare le cose di altri, ma di far documentare i docenti, quindi di consegnare a loro uno strumento che effettivamente serve per la loro professionalità e serve nel contesto sociale in cui operano. Quindi mi sembra che questi tre progetti, per quanto hanno focus diversi, hanno comunque in comune degli elementi, un denominatore comune. Diciamo, aprire uscire dalla classe e entrare in un ambiente di apprendimento virtuale che la rende più aperta a 360 gradi, che continua a casa e che continua ovunque. E uno slogan per descrivere questo tipo di approccio? uno slogan. È ritrovare la propria identità. Insomma, noi abbiamo agito per anni un sistema educativo che funzionava benissimo, che era il racconto intorno al fuoco. No, non perdiamolo, ecco, quando facciamo una crocetta a scuola... Quindi si può dire che l'ambiente di apprendimento è un po' come raccontare le cose intorno a un fuoco. E una volta le raccontavamo intorno a un fuoco fisico, magari oggi lo possiamo fare anche in un fuoco digitale. Un fuoco digitale, un virtuale, po' più grande, che ci mette che può insieme... può essere grande quanto vogliamo noi. Quanto vogliamo noi, ci mette in relazione con tutte le persone, certo, che possono essere interessanti per la nostra vita, insomma, certo, per condividere degli obiettivi. Grazie mille. Prego.